Salve ragazzi, eccoci con un altro video su The Witcher, un tutorial oggi per quanto riguarda il DLC dell'armatura del lupo, livello perfetto, quindi diciamo la livello 4, livello perfetto. Ci troviamo nel Velen, zona marittima, diciamo, e qua ci sono dei detriti che ovviamente andiamo a intersecare con il nostro personaggio. Non hanno nessuna fisica. Allora, andiamo giù. Vediamo se qui dentro la prima parte dello schema del lupo perfetto. Ah, no, vero, qui c'è dove dobbiamo analizzare, diciamo, l'emblema del lupo da Witcher. Abbiamo analizzato. No, no, qua non c'è un gappero, mi sembra. Sì, infatti. Ricordavo bene. Spada lunga Nilfgaardiana che non ce ne frega un picco. Pissa via, come si dice. Sì, galleggia. Ok, saliamo in superficie perché stiamo morendo. Ah, vero, qua sotto. L'avevo già vista mentre giocavo. Poi non l'ho presa ovviamente perché sapevo che dovevo fare tutorial, quindi era inutile prenderla prima. Anche se in alcuni tutorial ho sbagliato e le ho prese prima, infatti vedete la differenza di livello, differenza di armatura. Perché ancora non, diciamo, non mi ero avviato col canale, quindi avevo pochi video. Adesso siamo arrivati quasi oltre 50 iscritti, quasi 6.000 visualizzazioni totale in poco più di 3 mesi. Per me vanno bene. Il canale sta crescendo e ne sono abbastanza contento. Ma non per il canale, perché do una mano agli utenti. Sono sincero. Andiamo qua. Ok, siamo arrivati. Molto probabilmente cambierò il nome del canale, poiché il mio solo nickname, diciamo, non mi garba. Devo dare un'impronta più. Ok, qua c'è lo schema. Devo dare un'impronta più decisa al canale. Se avete suggerimenti, scriveteli nei commenti, magari. Che comprendo ovviamente anche il mio nickname. A me fa piacere se, quando scrivete le domande. Ok, arriviamo qua. E poi continuiamo. Ok, qui c'è l'altro schema. Ci siamo arrivati. La cosa bella dei tutorial è che si passa da un posto all'altro, mentre io nel frattempo devo cercare viaggi veloci, viaggiare e cose varie. Questa casa perché è rossa, fatta di sangue? Non si capisce. Forse era la luce. Boh. Comunque, la spada del lupo perfetta, d'argento o d'acciaio, non ricordo. Attiviamo la seconda parte. Seconda parte. Seconda parte. Ok, eccola qua. Parte 6, poi. Che era la parte 6, era. No, la seconda parte. Seconda parte per quanto riguarda gli schemi perfetti. Ok, qui c'è. Per capire dov'era 2 ore ci sono stato. Saliamo in questo muretto. I maledetti di CD Projekt Red lo dovevamo mettere qua sopra la cassa. E i guanti del lupo perfetti li abbiamo anche presi. Ok, ora che cosa manca? Dove cavolo è? Ok, qua in quest'altra isola. Altro viaggio rapido. Ok. Ok, siamo arrivati alle Skellig, che sono un luogo fantastico da visitare. Sono molto selvagge come terre, però danno soddisfazione dal punto di vista visivo, hanno un grosso impatto. Ecco qua, qua c'è la scatola. La scatola, ma che cacchio dico pure io, la scatola, lo scrigno. Questi sono bug vocali questi, si chiamano bug vocali. Ok, l'ultimo pezzo invece lo troviamo qui sopra. Che ovviamente loro li devono mettere sparsi proprio tra le 14 isole delle Skellig. Per fatti. Muretti invisibili. Intersechiamoci nei muri. Altro che Malta. Ok, pantaloni perfetti. Abbiamo adesso lo schema completo. Sì, al solito dopo la patch 1.8 si bugga la notifica di missione completata. Alcune sì, alcune no. Boh, non si capisce. Non si capisce il motivo. Ok, andiamola a craftare insieme. Ok, siamo arrivati. Solito Velen, maestro armaiolo, nido del corvo. Geralt, good of you to come by. What Sì, can I do for you? va bene, dai. Mi Needs serve armor made. un'armatura. Non Witcher's armor. c'è bisogno che ti agiti. Ok. Lupo perfetta, eccola qua. Che secondo me è l'armatura perfetta, l'ho detto anche nell'altro video, non ricordo, forse quello del gatto. L'armatura perfetta da Witcher, esteticamente, dal punto di vista
proprio del movimento, della velocità, è proprio bella. È un DLC davvero apprezzato. Poi lo si può apprezzare questo DLC nel corso del tempo, cioè non è un DLC che loro l'hanno rilasciato 3 mesi fa e uno lo sfruttava subito 3 mesi fa, deve arrivare a livello 34 come minimo per poter craftare l'armatura perfetta, per avere proprio l'armatura. Che cacchio mi manca? Cosa mi manca? Mi manca. Lingotto d'argento, ah, fortunatamente c'è, vabbè, compriamone uno, non sperperiamo, io ho il vizio di sperperare. Avevo un patrimonio, da quando ho fatto tutte le armature perfette, mi sono costate l'ira del dio dei videogames. Ok, andiamo ad indossarla. Poi sono quei maledettissimi lingotti di Dimeridium o Dimeridium, ancora non so come si pronuncia, sono quelli che costano un casino. Ok, indossiamola. Le ha messe sparse qui lì, non si capisce per quale motivo. Ok, va bene, allora abbiamo stivali. Poi stivali del lupo perfetto, sì, che cacchio faccio? Abbiamo i pantaloni. Questi sono del gatto. Del lupo, mamma mia, bellissimo, bellissimo. Pelle, corazzata, proprio armatura da Witcher Doc. Armatura da Witcher assomiglia a quella là che diciamo utilizziamo all'inizio del gioco. Quella era pure bella, ma non si capisce per quale motivo CD Projekt Red non l'hanno resa potenziabile. Cioè, è base, fa schifo. Dopo 3-4 missioni ci accorgiamo che subiamo di danno un casino. Ok, andiamo a craftare le spade. Ok, siamo sempre a Novigrad, fabbro. Ok, piove ovviamente, poi però piove, giusto, giusto. Che Greetings, cacchio Aglia. faccio? Greetings, Geralt. Ciao, ciao, How might I be of Eldio. help? Mi fai due spade, We per have an favore. Due offer. spade da mangiare qui, non da portare. Dopo queste battute squallide, acquirito solo io, probabilmente. Allora, schema d'acciaio, spada d'acciaio del lupo perfetta. Allora, ok, facciamo, saliamo. Questo è l'ultimo video che faccio su The Witcher, perché l'ho completato, ho finito tutti i tutorial, tutti quanti i tutorial per quanto riguarda le armature da So Witcher, che long. trovate tutte nel mio canale, dalla livello 1 al livello perfetto. Quindi 4 livelli per armatura, lupo, grifone, orso e gatto. Tutti i tutorial completi. Ok, andiamo a indossare anche le spade. Come vi ho detto in precedenza, le spade hanno un livello tutto, diciamo, sono livellate per quanto riguarda tutte le spade perfette, quindi cambia solo l'estetica. Hanno 499 e 359, mi pare, a seconda argento e d'acciaio. Ok, l'armatura è bellissima, con le spade si integra a meraviglia, ripeto, secondo me è quella più completa. Ragazzi, anche qui finisce questo video tutorial su The Witcher. Abbiamo finito qui. Non ci saranno più video. Fino ai prossimi DLC, quelli là della storia importanti, che non so se prenderò il Day One o prenderò più in là. Io vi ringrazio per aver visto tutti i miei video. Vi invito a lasciare un mi piace, a commentare e a condividere se volete. Se volete. Ci vediamo, in altri tutorial, in altri giochi. Molto probabilmente farò i primi 10 minuti di Zombie per PS4.